Oh, signori e signori, buongiorno! Siete collegati da Cape Canaveral in provincia di Genova, Ciao! Belle gioie, vi saluto! Oh, vi domanderete, ma che cavolo vuoi da me? No, niente, nel senso, buona. Allora, no, niente, volevo farvi partecipi di questo nuovo esperimento qua. Allora, come potete vedere, qui bisogna che giro la cosa. Ok, come potete vedere, qui abbiamo il cadavere di un inverter. Cadavere di un inverter. Ho provato, ho fatto anche arrivare i ricambi dalla Cina, ho fatto arrivare, non c'è niente da fare però. Niente, non sono riuscito, purtroppo ci sono degli integrati e gli integrati non riesco. Allora, essendo che io sono uno che non ho mezzi termini, ne ho preso un altro e oggi è arrivata la cicogna. È arrivata la cicogna e voilà, eccolo qua, il nuovo inverter. Ah, il nuovo inverter di Turi. Ah. Allora, tanto per cominciare, vi aggiorno sulle caratteristiche di questo inverter. Un'onda pura, 2500 watt, 2 kW e mezzo continui, 5 kW di picco. Allora, essendo che io voglio farmi il caffè nel camper, forse se andavo al bar mi costava meno, ma comunque, essendo che io ho la macchinetta che mi ciuccia un po', allora niente, praticamente ho preso questo, la macchinetta mi ciuccia, la macchinetta mi ciuccia 1200 watt e io a questo punto, se ne voglio essere sicuro, ho preso uno da 2,5. Bene, adesso non faccio altro che vedere se si accende, perché bisogna vedere se si accende. Allora, tanto per cominciare con il mio piccolo alimentatore, chiaramente è un alimentatore non proporzionato alla potenza, ma per vedere se funziona. Allora, diamoci fuoco alle micce, un fuoco alle micce, diamo un 12 volts, siamo 12? No, 12 non va. Eccoli, mi sembra che 12 così. Ok, allora vediamo un po'. A differenza dell'altro che avevo, questo qui non ha il controllo col display, ma non è che ce ne freghi più di tanto. Accendiamo e già si accende ed è già qualcosa. Ora però mi ci vorrebbe un qualche cosa per provarlo. Vediamo un po', qui c'è un fruatore, vediamo un po' se funziona. Oh, andiamo un po'. Non vedo il buco, la mia età è grande. Ecco. Ok. Vediamo se funziona. Niente, non funziona niente. Beh. Oh, che bello. Oh, che bello. Come mai? Perché fa pipì? Aia. Mi sa che c'è qualcosa che non quadra. Niente, non funziona. Oh, che bello, da lì mi ha tirato il pacco. Oh, la miseria. Perché fa pipì? Va bene, dai, non ti incassare. Benino, allora cos'è questa cosa? Allora, vediamo un po'. Attenzione, se non mica la tensione bassa.
Ah, ecco, forse era la tensione bassa. Vediamo. Funziona, vediamo. Che cazzo. Ah, ma questo funziona quando vuole lui, però sto provatore qua. C'è qualcosa però che non mi convince in questo cicciolo qua, eh? Forse sarà la batteria, troppo, l'alimentatore che non ce la fa. Allora, essendo che io ho un alimentatore da 10 ampere lì, cambiamo alimentatore, vediamo un po' cosa succede. Allora, questo lo vediamo, ok. Diate pazienza, ma chi è? Pure in ballo pacifico. Allora, questo negativo, vieni un po' più qua, negativo, ok, positivo. Questo qui è un alimentatore che avevo fatto con il computer. Scusa un attimo, che però non mi arriva, che faccio, che lo avvicino un po', posso catenare. Sto facendo un casino qui che fuori. Allora, vediamo, così, più, meno, più o meno, andiamo un po', tan 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 tan, tan tan tan, più, meno, ce la fai, bene, allora, diamo fuoco alle micce. Ok, il ventilatore funziona, perfetto. Allora, qui abbiamo più e meno, abbiamo attaccato, diamo fuoco alle micce, tac, diamo un po'. Ferma qui. Allora, intanto misuriamo cosa consuma da fermo. Da fermo qui mi consuma 2 ampere. Bene. 2 ampere, quindi questo qui quando lo teniamo nel camperino lo dobbiamo tenere acceso solo quando ci serve, noto che io ne caccio giù la batteria, eh? Va bene, vediamo se funziona. Ho lasciato il segno, ho lasciato il segno, mamma mia, quanto cazzo assurdo. Sei un bravo, vieni lì, madonna, sei una madonna, ragazzi. E vabbè, pazienza, volevi una cosa grossa? Godi, godi, godi. Va bene, abbiamo visto che funziona. Non abbiamo l'indicazione qua del collo, ma non ce ne frega niente, l'importante è che ci faccia il caffè. Bene, spegniamo tutto. Che vi devo dire, raga? Niente, voglio vedere se questo mi lascia in braghe di tela, eh? Non dovrebbe, ma vedremo. Però per mantenere l'assorbimento sono tanti, eh? Boh, vabbè. Ciao figliola, cosa vi dovete che vi dica? Alla prossima e boh, speriamo bene, non sono tanto convinto, comunque, va bene. Ciao figliola, e vi ricordate sempre quello che vi dico, ve lo ricordate? Viva la vita, porca di una miseria, ciao!